Ci siete? I valori dell'unità nazionale sanciti anche in questa cerimonia. Sì, una ricorrenza importantissima che celebra l'unità nazionale realizzata con il sacrificio delle forze armate di tanti cittadini, come anche il messaggio del presidente Mattarella richiama con le sue parole questi valori condivisi che sono poi stati trasfusi nella Carta Costituzionale e che dobbiamo celebrare per ricordare coloro che si sono così tanto impegnati per questo risultato, ma anche coloro che tuttora si impegnano, le forze armate, ma anche le forze di polizia e i cittadini che credono e condividono quei valori perché la nostra società migliori e progredisca. Eccellenza, non lontano da noi delle vere e proprie atrocità, oggi è importante più che mai ritrovarsi uniti. Sì, senz'altro il nostro paese deve mantenere quell'unità che è già realizzato e difenderla. In questo le forze armate sono davvero essenziali con il loro ruolo che quotidianamente svolgono in modo visibile e molto spesso anche invisibile. Eccellenza, la sua prima uscita istituzionale, un messaggio di unità in questa giornata così particolare alla città di Taranto e ai tarantini. Ma anche i tarantini, non ho dubbi, che condividano questi valori e che questa celebrazione sia sentita in tutta la città, e quindi l'augurio è quello di continuare a impegnarsi le istituzioni ma tutti i cittadini perché questa giornata non sia solo una celebrazione ma sia una festa quotidiana. Grazie. Grazie. Miraglio. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ammiraglio, un momento difficile dal punto di vista del contesto internazionale, anche nel messaggio del capo di Stato Maggiore della Difesa, il richiamo alle funzioni delle forze armate. Sì, quindi è molto importante questo giorno celebrare proprio l'unità nazionale, la festa delle forze armate, un momento molto sentito da noi che vestiamo le stellette e che rinnoviamo quest'oggi il nostro impegno, il nostro servizio all'Italia. E ricordiamo i padri della patria, ricordiamo chi ha dato la vita per la costruzione del nostro paese, ovviamente ricordiamo e mandiamo un saluto a tutti quelli che attualmente sono impegnati nelle missioni internazionali. Grazie. Grazie. Grazie.